Bentornati in diretta da Al Casa Green, dal padiglione della città sostenibile di Ecomollo 2014. Si avvicinano ormai le ultime battute della manifestazione durata 4 giorni che noi dagli studi realizzati qui ad Al Casa Green con Tecneco. Se ci state seguendo in diretta ovviamente sapete che su www.tecneco.it c'è stato tutto lo streaming con tantissimi protagonisti, storie, aziende, professionisti, docenti, persino giovani lavoratori e scolari, per capire come si evolve il mondo in un lungo lavoro. Poi troverete tutto quanto, anzi le giornate scorse sono già su YouTube nel canale di Tecneco, quindi potete rivedere con calma quanto abbiamo realizzato nei nostri talk, le nostre interviste. Gianni Terenzi di Energiada è, insieme a Gabriella Chiellino di Energia, uno dei due creatori dello spazio di Al Casa Green, e poi con noi fra poco scopriremo un'altra storia legata all'uso della lana di pecora. Gianni, ci diamo del tu, ci conosciamo ovviamente, non facciamo infingimenti da telecamera, da porta a porta. Cos'è Al Casa Green e perché Al Casa Green può aver bisogno di lana? Non certo perché fa freddo e dobbiamo metterci un maglione, ma per un uso molto più interessante e diversamente virtuoso. Ma Al Casa Green è un po', racconta un po' tutta la filiera della riqualificazione energetica e architettonica di un edificio, che sia Al Casa Green, che sia Al Scuola Green, Al Ufficio Green o quant'altro. E uno degli ultimi elementi della filiera, in questi giorni abbiamo parlato di riqualificazione energetica, di solare, fotovoltaico, di tutta la parte finanziaria, ma scendendo di scala poi quando il tecnico, l'architetto va a fare una ristrutturazione edile e sta attento ai materiali, materiali naturali, scendiamo anche a questi elementi. L'isolamento, comunque l'elemento della lana di pecora, è una storia meravigliosa che adesso i nostri ospiti ci racconteranno, perché è un materiale che c'è da sempre, in parte facilmente recuperabile e ha un utilizzo enorme, insomma è una soluzione importantissima. Sono i veri e i reali materiali naturali, i reali isolanti naturali. Allora, con Pierluigi Damiani, presidente di Bribay, come vi è venuto in mente di usare la lana di pecora? Ma perché in particolare in Sardegna, ma in Italia in generale, la lana di pecora appenninica è una lana che non può essere usata nel tessile tradizionale perché è grossolana, deriva da pecore allevate per produrre latte e carne, e quindi per fare maglioni, maglioncini, cappotti non può essere utilizzata. Quindi è una lana destinata a essere smaltita in maniera così lasciata. È un peccato? È un peccato, però industrializzare l'idea, industrializzare il prodotto diventa un prodotto da smaltito inutilmente, è un prodotto industriale che può essere diventare e aumentare il valore aggiunto su questa materia che vale zero. Quindi abbiamo iniziato a studiare con l'università un prodotto particolare che possa dare una risposta soddisfacente al mercato e all'edilizia in questo caso. E quindi abbiamo seguito un percorso di prove, di studi e di ricerche proprio per migliorare questo effetto. Abbiamo messo a punto dei prototipi, li abbiamo certificati, li abbiamo testati, abbiamo visto che la risposta sul mercato sembrava estremamente interessante e questo ci ha messo in condizione di investire e di attivare, lo stiamo facendo in questi periodi, gli impianti industriali per aumentare la produzione. Con Marco Tradori, architetto, insomma, immagino che lei sia un utilizzatore, almeno quello che dice: beh, voi avete il prodotto, io lo infilo delle case. Esatto, la lana di pecora è un prodotto molto versatile perché si presta a essere inserito all'interno delle intercapedini per la coibentazione degli edifici, sia da un punto di vista termico che acustico. E questo prodotto può essere utilizzato sia per la riqualificazione degli edifici esistenti che per la realizzazione degli edifici nuovi. Quest'oggi voi avete fatto anche un convegno, una cosa qui a Ecomondo. Credo che la regia può anche mandarci le immagini in sovraimpressione mentre lei continua a spiegarci sì, la cosa. Allora, il convegno è stato articolato in alcune parti. La prima parte è stata... Eccolo.
dedicata a un racconto di quelle che sono tutte le caratteristiche della lana in termini fisico-tecnici, e quindi conducibilità, traspirabilità e tutta una serie di altre caratteristiche che il prodotto lana ha. La seconda parte invece ha riguardato un intervento molto interessante legato alla certificazione ambientale dei prodotti per l'edilizia, quindi protocolli che analizzano il ciclo di vita dei materiali. E la terza parte invece ha interessato un intervento sull'utilizzo della lana insieme con la terra cruda. Cioè? La terra cruda è un prodotto che viene utilizzato da tantissimo tempo in Sardegna e non solo, perché in Sardegna noi abbiamo la tradizione dell'adiri, che prevede la realizzazione di mattoni fatti con il fango e la paglia, che poi vengono fatti essiccare al sole, che è però è diffusa in tutto il mondo col nome di adobe. L'adobe è diffuso nell'America Latina, è diffuso nella zona dello Yemen. Ci sono tantissimi edifici in Marocco costruiti con la terra cruda. E quindi è un prodotto molto interessante perché ha delle capacità di accumulare il calore e di restituirlo lentamente, e quindi per i climi caldi come la Sardegna, ma anche come tutto l'ambito del Mediterraneo, è un prodotto che ha un funzionamento molto importante e molto efficiente durante il periodo estivo. E quindi abbinare invece all'adiri, che funziona bene durante l'estate, la lana, che ci permette di limitare la dispersione di calore durante l'inverno, ci porta ad avere un modello di casa passiva che mette assieme la tradizione e l'innovazione dei prodotti naturali. Damiani, io vedevo prima, scorrevano le altre immagini, voi la chiamate Tecnolana, che mi sembra un nome bellissimo, ma soprattutto vedevo che avete vinto un premio qui a Ecomondo. Lei non me l'ha detto prima, non si fa abbastanza pubblicità. Abbiamo vinto un premio che è stato il raggiungimento e la chiusura della ricerca e dello sviluppo che abbiamo fatto sul prodotto. Abbiamo messo a punto delle modifiche sull'effetto sulla parte produttiva, cambiando l'innovazione e mettendo innovazione sia nella produzione che nel prodotto, quindi abbiamo avuto dei risultati estremamente interessanti, e questo, il premio Impresa Ambiente di quest'anno, ci ha visto vincitori del settore insieme a dei big Eni, IKEA e Carlsberg e la nostra piccola cooperativa. È stato veramente un bel successo e questo ci ha convinto ancora di più a investire come soci nell'azienda per poter andare avanti ed iniziare a produrre industrialmente il materiale, e abbiamo dei buoni risultati proprio di risposta da parte del mercato. Il materiale è molto leggero, ha delle ottime caratteristiche, è elastico, si può imballare anche sotto vuoto, quindi risparmiamo nella fase di trasporto e di immagazzinamento, e nello stesso tempo la produzione si può adattare alle esigenze del mercato. Se viene un cliente che ha bisogno di un qualcosa di particolare, i nostri tecnici possono studiare il prodotto particolare e farlo in quel momento ad hoc. Non c'è un prodotto e basta, si può lavorare in funzione delle richieste del cliente, e quindi è un ulteriore servizio che diamo. Insomma, veramente la lana sapevamo che aveva delle grandi qualità, ma ne scopriamo sempre di nuove. Soprattutto è molto bella l'idea di dire, c'era un prodotto che prima era di fatto un rifiuto o comunque non utilizzabile, e oggi invece è un vantaggio. Insomma, ci vince i premi. E te, Gianni, quando te lo danno un premio? Più tardi. A che ora? Insieme, spero. Premio a metà, capisci? Non lo so se lo voglio condividere con te. No, permetto di scherzare. Noi siamo molto felici di averli come ospiti, perché è una parte ancora che ci manca, degli attori protagonisti che fanno parte di questa squadra di iCasa Green. E non solo la lana, ma poi andremo anche a coinvolgere altri materiali edili naturali, altre aziende che ci forniranno questo tipo di materiali. E importante, dicevamo prima, e questo lo dico anche a te che sei un esperto, uno dei nostri obiettivi è anche andare non solo più a sensibilizzare, ma proprio a formare l'utente finale su di che cosa stiamo parlando, cosa sono realmente i materiali naturali, quindi senza niente chimica all'interno, estratti solo dall'agricoltura o comunque da tutto ciò che è il più... Invece di andare a utilizzare materiali estratti dal petrolio, si può usare una cosa che avevamo da millenni in Sardegna? Assolutamente sì. Senza andare a bucare la terra? E non solo, in
Italia in generale, il tipo di pecora è questa qui. Volevo aggiungere una cosa che mi è venuta in mente e che ho trascurato di dire. Nella nostra fase di studio, la ricerca di mercato che abbiamo commissionato a un'azienda internazionale ci dice che nel 2012 sono stati consumati, tradotti in metri quadri, 5 miliardi di metri quadri di prodotti termoisolanti e fonoassorbenti da 40 mm. Di questi i prodotti naturali sono lo 0,001%, pressoché niente. Quindi vuol dire che chi ha idee, ha proposizioni, la proposta giusta al mercato e tutto quello che è necessario, c'ha spazio per poter iniziare a far capire che i prodotti naturali possono essere usati con maggiore e migliore frequenza di quella che attualmente esiste. Architetto, lei i prodotti naturali li usa, perché non tutti gli architetti, insomma, sono così avanti? Sì, no. Lei sì, Gianni anche, ma insomma. Io ho partecipato in Sardegna a una rete di imprese che ha lavorato in maniera molto importante sull'utilizzo dei materiali naturali, che si chiama Sardegna Produce Verde. E questo serve per creare una rete fra le persone che lavorano in un territorio. E infatti noi oggi siamo qui a Casa Green per stabilire un nuovo contatto ed ampliare la rete di rapporti che noi abbiamo, perché è importante scambiarsi le idee, condividere progetti e non fermarsi a un materiale, ma cercare di immaginare sempre nuove soluzioni, nuovi progetti che possano essere adatti per rispondere alle esigenze del mercato, che sono poi le esigenze delle persone che noi dobbiamo, a cui noi dobbiamo dare una casa da vivere, dobbiamo dare la possibilità di vivere in una casa sana, bella e dove la loro vita possa essere il più felice possibile. Grazie, useremo le sue parole come spot di Hai Casa Green d'ora in poi. No, io ringrazio a tutti i nostri ospiti, appunto Marco Tradori, il nostro, diciamo, architetto virtuoso, Pierluigi Damiani, presidente di Brimei, e ovviamente Gianni Terenzi, Hai Casa Green. Con Gianni continueremo le prossime dirette, sempre qui da Hai Casa Green, dal padiglione della città sostenibile, Ecomondo 2014. Continuate a seguirci, a fra poco.